La sfida per battere la crisi degli ipermercati parte dal tessile. Ne sono convinti i vertici di Carrefour che hanno lanciato il nuovo concept nel punto vendita di Assago alle porte di Milano. Non vogliamo più vendere il settore tessile come vendiamo il PGC, i prodotti alimentari. Abbiamo detto, ok, non c'è ragione perché noi vendiamo in un ipermercato un concetto vicino agli specialisti. E abbiamo ripensato ogni settore del tessile, come gli specialisti sono, diciamo, il stesso merchandising, stesso tipo di mobili, la stessa luce, eccetera. E soprattutto prodotti che possiamo trovare agli specialisti, però a prezzi dell'ipermercato. Si tratta sostanzialmente di ripensare il modo di proporre i prodotti. Sullo stile delle grandi catene di abbigliamento, i capi sono organizzati in un ambiente aperto, divisi per universo di stile, con indicazioni chiare su tagli e prezzi. Abbiamo gli stessi prodotti dai concorrenti, dai specialisti. Parlo dei prodotti basici, per esempio. La unica differenza è che il prezzo che è un prezzo del retail, 20-25% sotto i nostri competitor. Ampio spazio è dedicato al coinvolgimento dei consumatori. Attraverso un calendario di eventi e una comunicazione basata sui social, si punta a recuperare quote di un mercato che lo scorso anno ha visto il settore in forte perdita. Fino ad oggi abbiamo lavorato, possiamo dire, molto la parte alimentaria e ci sono pochi che hanno lavorato la parte del non-food. Quindi noi stiamo lavorando sul non-food, sul tessile, il multimedia, che potete vedere, e anche sulla parte bazar per dare dei motivi ai clienti di venire ai nostri ipermercati.